Buon pomeriggio cari amici di Teleprima, eccoci qui prontissime come ogni giorno per Gossip Mania. Siamo pronte a chiacchierare, ma soprattutto a tenervi compagnia per questa mezz'oretta ricca di novità del mondo dello spettacolo, dei social, dei reality, perché anche nelle ultime 24 ore ovviamente è successo di tutto, quindi gli aggiornamenti sono sempre all'ordine del giorno. Prima di tutto, ciao Elvira Vigliano. Ciao Alessia. Ben ritrovata, come hai detto tu, è stata una nottata movimentata, diciamo Molto, così. anche una mattinata, perché questa mattina siamo venute a conoscenza di notizie veramente allarmanti, perché ci siamo, sì, notizie shock, ci siamo un attimo allarmate di una situazione, però non spoileriamo niente. Iniziamo dal nostro primo argomento, iniziamo sempre con un filo di serietà, ovviamente, nel parlare di argomenti più seri. Infatti, in una lunga intervista e in numerosi post sui social, Gianluca Vacchi si è reso protagonista di un racconto molto dolce. Infatti, abbiamo parlato poi ieri della sua estrosità, del suo personaggio particolare, che ha voltato poi pagina una volta che è diventato papà. Infatti, ha lasciato spazio invece a un Gianluca Vacchi ancora più tenero, premuroso, tutto per la sua Blu Gerusalemme. Salema, che è stata protagonista piccolissima, perché a 6 mesi, di un intervento al palato, di una problematica congenita, è nata appunto con questa problematica. E infatti, così come da grafica, possiamo vedere le immagini post-operatorie, possiamo dire, con le braccine mobilizzate, fanno veramente tanta tanta tenerezza. Beh, effettivamente vedere queste immagini di una bambina così piccola, sofferente, perché poi insomma bisogna considerare che ci sono tante cose che noi grandi in un modo o nell'altro abbiamo vissuto, però non avendo consapevolezza di quello che accade, forse insomma si sente solo un po' di dolore e si va avanti. Quello che hai detto su Gianluca Vacchi insomma è vero, perché all'inizio avevamo questa immagine di quest'uomo che corteggiava la qualunque e poi si è innamorato e da allora insomma ha cambiato proprio stile di vita. Quello che mi ha colpito è stato anche il ritorno a casa della compagna che insomma l'ha accolta in un modo romanticissimo, anche la piccola insomma è stata una vera e propria principessa in quella dimora. Non so effettivamente come sarà poi il decorso della malattia, però fatto sta che insomma questa patologia è stata poi bloccata subito e credo che sia il modo migliore, perché quando poi il bambino diventa più grande bisogna fare i conti anche col lato psicologico. Eh sì, è verissimo, infatti è una patologia comunque abbastanza comune tra i bambini appena nati, un'operazione di routine, ovviamente come hai detto anche tu vederla in neonati, in bambini così piccoli dà sempre ancora più tenerezza, ma come poi ha scritto anche sui social lo stesso Gianluca Vacchi, Blu è stata bravissima, è stata super concentrata per questa operazione, non ha sofferto, è stata tranquillissima anche nella degenza. Infatti questa foto poi insieme, una delle tante, poiché trascorrono veramente tanto tempo insieme, proprio un papà Sì. modello, ha fatto veramente molta tenerezza. Come hai detto tu, Gianluca Vacchi sempre molto presente anche nella vita della compagna, ma anche come papà si vede anche nel suo ruolo quotidiano con la piccola, veramente sempre presente, non si lascia sfuggire qualche momento anche più divertente sugli Certo. stessi social con la compagna, qualche balletto, i soliti ai quali ci aveva abituato, però effettivamente lo stile diverso di vita è lampante. Probabilmente, insomma, ha incontrato la donna che Che bello. è riuscito a farlo innamorare, però è riuscito anche a dargli forse quello che lui aspettava da tempo, cioè un figlio o una figlia. Diciamo che per gli uomini è più difficile anche ammetterlo, perché il desiderio di paternità non equivale a saper fare il padre. Quindi, insomma, bisogna vedere poi anche quali sono stati i trascorsi della persona. E devo dire che anche nel privato, insomma, io l'ho visto in famiglia, mancando una figura paterna, poi ho visto in realtà mio cugino diventare un padre perfetto. Quindi devo dire che questa cosa è molto comune negli uomini e questo cambiamento, insomma, stupisce chi conosce poi la persona, perché, insomma, ti aspetti sempre, sai, un po' di freddezza perché ti sono mancate quelle coccole quando eri piccolo. Invece, devo dire che forse
essendo il desiderio molto forte, si cerca di dare ai propri figli quello che si è voluto poi per se stessi in passato e che non si è ricevuto. È vero, scusami se ti interrompo perché mi veniva in mente anche qualche altro esempio, lo stesso J-Ax che ha Sì. dedicato canzoni per la FIA, lo stesso Fedez che li vediamo così tutti forti, tatuati e poi invece si sciolgono, ovviamente sono veramente dei padri modello poi. Sì, e ti fanno anche tanta tenerezza, perché poi se tu li guardi hanno un aspetto un po' macabro, diciamo, perché nel caso di Fedez è pieno di tatuaggi, J-Ax, insomma, sappiamo anche la personalità che ha molto forte, però quando si tratta, come nel caso di Gianluca Vacchi e degli altri, di bambini, si sciolgono come neve al sole. È vero, anche perché poi Gianluca Vacchi ha deciso molto molto in fretta di mettere su Sì. famiglia con la sua compagna, tant'è vero che sono stati fidanzati comunque relativamente poco rispetto alle sue storie precedenti, che sono state anche più lunghe, molto di più sotto ai riflettori. Lei è giovanissima, però subito hanno deciso di mettere su famiglia e di dare alla luce questa bellissima bambina, cercando poi comunque di portare avanti anche la loro vita imprenditoriale. Comunque di portare avanti i propri progetti insieme alla piccola, quindi la vita che va avanti, lo scherzo che come diciamo sempre il gioco che nella coppia ci deve essere e soprattutto un altro amore sulla quale magari molti all'inizio avrebbero scommesso poco e che invece va a gonfie vele. Sì, anche perché si pensava che fosse un amore passeggero, perché insomma Gianluca Vacchi ha una bella presenza, però la differenza di età, sai, poi crea nel rapporto un po' di problemi. L'abbiamo visto anche con Salvini, insomma, che sceglie poi delle ragazze giovanissime. Quindi credo che a volte, insomma, la differenza di età possa creare problemi anche per le volontà, insomma, magari la ragazza vorrebbe anche entrare nel mondo dello spettacolo, fare un tipo di carriera. Si vedrà insomma come andrà a finire, però credo che abbiano realizzato un primo sogno e che poi insomma man mano la strada sia spianata. Che bello, veramente una bellissima coppia che poi su questo fatto dei fidanzamenti con grandi differenze d'età un po' c'è ancora un piccolo tabù perché ne vediamo Sì. tanti di uomini anche molto conosciuti, ho visto anche Leonardo Pieraccioni che si è fidanzato con una ragazza molto molto giovane, sicuramente ne parleremo anche nelle prossime puntate. Sarà che le donne, come si dice spesso, maturano Sì. prima, però si vede comunque molto meno una donna matura che si affianca un ragazzo molto più piccolo, magari ventenne, perché qua comunque parliamo di ragazze, nei casi che abbiamo fatto, ragazze ventenni. Beh, sicuramente, insomma, mi dispiace per i maschietti, però c'è un fondamento di verità, perché insomma, i ragazzi tendono, insomma, anche a decidere cosa vogliono fare da grandi un po' più in là, diciamo, nell'età, perché si godono poi la vita così come viene. Invece le ragazze solitamente, insomma, cercano di crearsi un percorso, probabilmente al di là del fatto che è un tabù o meno, però abbiamo anche raccontato di come è difficile per la donna cercare di avere successo, di fare carriera, perché insomma ci sono delle idee prestabilite, la donna è sempre legata alla maternità in un modo o nell'altro, che poi in molti casi è anche un sogno. Per quanto riguarda invece i toy boy, diciamo che probabilmente in quel caso è forse solo una scelta estetica, perché insomma, Sì, quando dare. c'è un po' la crisi di mezza età, Sì. magari si ricorre al toy boy per cercare di autoconvincersi che si è ancora giovani. Sì, anche perché insomma fa sempre piacere avere accanto una persona di bella presenza. L'importante è che però abbia un po' di contenuti in più. Esatto, quello è fondamentale, anche raro da trovare per ambo i sessi. Ovviamente noi cambiamo assolutamente argomento e ne riprendiamo uno che ci è piaciuto tanto trattare nei giorni scorsi, ossia le vacanze. Le Bene, non siamo vacanze. ancora ad agosto, No. bensì siamo ancora a metà aprile. Il tempo sembra tutt'altro che primaverile, Non quindi ne oggi parliamo. vento, pioggia, non si è capito assolutamente nulla. Con questa perturbazione che ha coinvolto tutto il sud Italia, facciamo anche un po' di meteo che Sì, ci ogni troviamo. tanto. Esatto, informazioni utili per il pubblico. Eppure, sempre più VIP hanno deciso di volare via e partire verso ovviamente mete caldissime, cosa che si può fare perché ovviamente loro sono anche aiutati dai motivi lavorativi, Sì. quindi c'è
chi va a Dubai per girare uno spot, c'è chi va per far pubblicità, abbiamo detto, ad un super albergo delle Maldive, c'è chi va a parte e basta, insomma. Però stanno aumentando sempre di più, possiamo dire che Antonino e Belen hanno lanciato per prime ovviamente questa moda, come possiamo vedere anche dalle nostre grafiche. Continua la raffica di selfie di Belen con il pancione, infatti io credo che quando Belen cerchi il suo fidanzato, come prima caratteristica c'è, devi saper scattare bene le foto, perché sono bellissime, ovviamente facilitata dalla sua bellezza, ma le foto sono veramente bellissime. Sì, devo dire che insomma è anche un modo di mostrarsi in modo diverso, scusate il gioco di parole, perché comunque insomma la dolcezza di una madre quando sta per diventare, sta per guardare il proprio figlio negli occhi, sicuramente insomma colpisce tutti, è un dato di fatto. Però forse si pubblicizza anche un pochino troppo la maternità, si strumentalizza da questo punto di vista, perché insomma lei, abbiamo visto, ha delle gambine proprio inesistenti, quando in realtà ci sono delle povere madri che insomma prendono peso a dismisura e magari insomma poi combattere con ritenzione idrica, piedi gonfi, non credo sia un problema di Belen, insomma. Diciamo che madre natura è stata particolarmente buona con lei, diciamo così. Diciamo che poi anche la sorella di Belen, Ceshu, è partita con Damante e Moser a carico, insomma, quindi stanno seguendo tutti quanti questa linea, anche perché insomma abbiamo visto, come hai detto, il meteo non è che ci aiuta, quindi siamo chiusi in casa perché non possiamo uscire, però diciamo non ci verrebbe da andarci a prendere un cocktail alle Maldive così domani, per quanto vorremmo farlo. Eh sì, anche perché sono varie le mete che hanno scelto effettivamente, nominato anche Andrea Damante con la sua bella Elisa, che sono partiti alla volta di varie Cuba, varie Dubai, quindi giri super mega esotici, la stessa Soleil, che tu dirai giustamente chi è, eppure purtroppo se ne va alle Maldive, sempre della scuderia di Queen Mary, reality e via dicendo, con questi bellissimi servizi fotografici, linee di costumi ovviamente da pubblicizzare, la stessa Elena Morali con Luigi Mario Favoloso, che io avevo completamente dimenticato dalla mia vita, eppure stanno ancora insieme. E lei ha avuto anche, diciamo, un problemino fisico perché aveva paura che le sue protesi scoppiassero. Quindi nel volo verso Dubai c'è stata anche questa grande preoccupazione. Sì, e devo dire, non so come abbiano fatto, insomma, a tenersi per sé, almeno nelle ore del volo, questo problema, perché insomma l'abbiamo visto anche con Carmen Di Pietro tanti anni fa, insomma. Effettivamente la problematica esiste. Esiste. Cioè, però, insomma, diciamo che non è che uno dei problemi di cui l'Italia si può preoccupare in questo momento. Fatto sta che, insomma, se l'esigenza di partire è così forte, bisogna anche fare i conti con questi drammi che accadono, che abbiamo visto che per i VIP, insomma, ogni piccolezza diventa un dramma. Per quanto riguarda Favoloso, insomma, devo dire che è una storia che va avanti nonostante tutto, per quanto lei stessa aveva ammesso di essersi allontanata, poi ritornata. Una coppia improbabile che però funzionava, perché a quanto pare insomma la simpatia della parte maschile aveva convinto la Morali. Insomma, non è che ci credo molto in questa coppia, anche perché lei ha ammesso di aver tradito più volte Favoloso, quindi non so, magari hanno ritrovato il romanticismo attraverso questi viaggi. Eh sì, molto probabile, tra le varie starlet in viaggio anche Taylor Mega, ovviamente anche lei a Dubai, perché un'altra meta più semplice non andava bene, che ha dato vita anche a una serie di allenamenti particolari sulla spiaggia, specificando che lei non prende cose particolari per tenersi in super forma, ed effettivamente chapeau, niente da dire, ma assolutamente un paio di addominali di qua, due squat di là ed è perfetta. Sì, beata lei, perché insomma, noi ci proviamo con gli addominali, però non escono, come si dice, la tartaruga è girata, come hai detto tu l'altro giorno parlando di cerioli, quindi purtroppo a noi non funziona un addominale sulla spiaggia, soprattutto perché noi sulla spiaggia insomma prendiamo il sole e ci facciamo il bagno.
Invece vedo che queste star, piuttosto che godersi il paesaggio, sono sempre con questa macchinetta fotografica, con il cellulare, a far vedere quanto si divertono e credo che in realtà non si divertano molto. Effettivamente, poi soprattutto quando sono in coppia fa molto strano sì. che passano tutto questo tempo al cellulare piuttosto che a postare, fa parte anche un po' ovviamente del loro ruolo stare costantemente sui social, pubblicizzare dei prodotti, immaginiamo, perché ogni minima cosa che poi si vede dal costume, la stessa, ho dimenticato di nominare un'altra super VIP che è partita, che ora mi è venuta in mente con i costumi, Giulia De Lellis. Come ho fatto a dimenticare, come? Giulia, perdonami. Con questi costumi ovviamente ogni cosa che indossa è una pubblicità ai vari sì. brand e soprattutto ho letto alcuni articoli che ci tenevano a specificare che ha abbandonato a casa tutta la linea di abbigliamento che usa low cost per noi comuni mortali sì. e ha portato nel suo viaggio, sempre per mete esotiche, abiti assolutamente importanti e firmati. Ovviamente, si può andare a cenare con un abituccio di 5 euro, no? Cioè, mi sembra sì. ovvio. Devo dire che nel caso di Giulia De Lellis mi stavo domandando dove fosse Vedi? Il compagno, perché non si vede. Non si vede, non si sa che fine ha fatto. Che cosa sta succedendo? Ci dobbiamo preoccupare? Dobbiamo indagare. Questo ce lo teniamo come argomento della prossima puntata. Allora. Sì, perché insomma già la storia è nata in maniera particolare. E poi si parte, non si porta il compagno con sé, c'è qualcosa che non va, c'è area di crisi, non lo so, speriamo di no. Chissà, indagheremo. Intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo tra pochi minuti perché abbiamo altri due argomenti di fuoco. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui dopo la pubblicità, abbiamo altri due argomenti da raccontarvi e iniziamo subito con l'Isola dei Famosi, perché questa edizione davvero credo sia nata sotto una cattiva stella, sì. sta succedendo di tutto, le polemiche non si placano, incidenti, soprattutto tanti forfè, eliminazioni, nomination improbabili, la pancetta di Cerioli, quindi veramente di tutto e di più. Oltre alla pancetta anche il codino di Cerioli, oh, perché è comparso questo codino improbabile sulla sua testa, quindi insomma non è che sia poi... No, come stile non ci siamo, siamo assolutamente, però c'è qualcuno che assolutamente vive momenti peggiori. Infatti avevamo riposto tante speranze su Elisa Isoardi e purtroppo invece... ha dovuto abbandonare il gioco per un brutto problema all'occhio, altro problema poi anche per Brando Giorgi, che poi sono cose anche abbastanza serie, sì. che hanno infatti costretto i due personaggi ad abbandonare a malincuore ovviamente l'isola. Ancora un altro forfè, quindi veramente non so se siano effettivamente i concorrenti all'esterno che aspettano i forfè a gufare, a forzare un po' la situazione, però sta succedendo di tutto. Però devo dirti che al di là insomma delle problematiche che sono reali, quindi non voglio insomma puntare il dito certo. contro Brando Giorgi e Lei Soardi, però è come se queste uscite fossero programmate, pilotate, perché secondo me insomma si sono resi conto dal insomma chi ha pianificato il tutto che c'è qualcosa che non va, quindi è molto piatta questa stagione, è veramente difficile anche seguirla, perché effettivamente magari nei daytime con i cambi di scena, insomma, si riesce anche a vedere qualcosa in più. Se non fosse per le puntate, quelle lì in diretta, diciamo che non ci sarebbe nulla da raccontare, se non per insomma, le dinamiche che creano i co-conduttori, diciamo così.
Però ecco, ho questa impressione, come se ci fosse qualcuno che sta pilotando queste uscite per fare in modo, insomma, che si acquisisca un po' più di share, perché la situazione è veramente critica. Per cambiare anche un po' cast, diciamo, approfittare del momento, dobbiamo sottolineare che all'esterno, comunque nel mondo reale, cioè il nostro, c'è una situazione sicuramente non facile che ha portato al forfè anche Beppe Braida per motivi familiari veramente molto molto gravi. Forse era il caso, e qui amplio un po' il discorso, ad evitare proprio questa stagione, considerando ciò che comunque sta succedendo, anche la difficoltà ovviamente di reperire persone, di farle partire, le problematiche che si stanno vivendo qui, quindi queste persone isolate anche dalla propria famiglia che non hanno notizie. Quindi magari posporla di qualche mese o di un anno, così come è successo con tutto praticamente, sarebbe potuta essere una decisione saggia? Sì, credo di sì, perché effettivamente, insomma, tutti noi a casa ci aspettavamo di avere un grande spettacolo davanti, però effettivamente finora le puntate vanno avanti, loro sono sull'isola, sono lontano da tutti, però non è che siamo attirati più di tanto, quindi credo che tu abbia ragione. Forse, insomma, si parlava di mesi, ma anche l'anno credo avrebbe permesso anche di avere davanti un cast diverso, scegliere, sì, insomma, in maniera un po' più, magari mettendo anche alla prova, sai, perché io credo che in questo periodo, se si voleva fare questa stagione, bisognava mettere alla prova prima gli isolani, perché ho visto che si sono completamente si stanno godendo il mare, che devo dire anche lì, insomma, le temperature, il clima non è che sia dei migliori, purtroppo. È vero. Però insomma, anche le dinamiche che si stanno svolgendo sono un po' tristi, devo dire. Si parla semplicemente di litigi legati al cibo, ma anche minimi, perché credo che sia Fariba a dare un po' più di pepe alla situazione, perché lei, insomma, ha creato anche un po' più di problemi. E mi sa che è nomination, poi, che è nomination. Proprio per... Esatto. E ho visto, insomma, nel daytime proprio un dialogo tra Fariba e Cerioli, che parlavano di nomination puntando il dito contro coloro che appunto le avevano nominati. Cerioli stesso ha detto: credo che sia stato un modo per punirmi. Quindi, insomma, queste sono le dinamiche che stanno accadendo. La nomination era quel qualcosa in più nelle stagioni precedenti, sai, che creava ancora più attrito. Invece in questo caso è come se non si avesse nulla di cui parlare, quindi si parla solo delle nomination. Si è salvata poi dalla nomination Valentina Persia, anche lì mi è sembrato strano, perché avevamo riposto tanta fiducia. Anche lei invece ha rischiato comunque l'eliminazione, invece poi è uscito Ciufoli, ed effettivamente le nomination comunque lasciano parlare, ma anche i protagonisti all'esterno, e Cerioli proprio non piace, no, né all'interno né all'esterno dell'isola, tra coloro che sono già stati eliminati, tanto che Daniela Martani ha detto: secondo me andrebbe subito squalificato, perché di una maleducazione con tutti veramente esagerata. Sì, ha dimostrato di essere un po', sai, pieno di superbia, perché è come se si sentisse un gradino sopra gli altri, quando in realtà non è così, ma credo che sia proprio il suo modo di fare, perché da quel che ricordo, insomma, nelle trasmissioni, sì, di Filmeri aveva proprio questo atteggiamento che infastidiva molto gli altri. Fatto sta che queste partecipazioni, svio un pochino il discorso, sono un po' un'arma a doppio taglio, perché comunque, sai, noi riponiamo fiducia nei confronti del cast. Però quello che noi pensiamo, nel caso di Cerioli, credo che avrà poi delle ripercussioni anche dopo l'uscita dall'isola. Come no, infatti è tutto terreno bruciato, insomma, sì, l'abbiamo detto, è una grande opportunità, così come è successo anche con Akash, che da perfetto sconosciuto si conosceva soltanto per gli occhi azzurri, poi assolutamente il suo carattere che sta continuando a fare danni, perché è anche ospite in trasmissione. Cosa positiva però, ha chiesto scusa per, sì, il suo comportamento ad Ilari, quindi almeno un passo in avanti c'è stato, ma continua comunque con le sue polemiche, quindi penso sia davvero difficile poi dargli alcun tipo di lavoro nel mondo dello spettacolo, perché è subito etichettato come attaccabrighe, supponente, quindi effettivamente si stanno giocando male la loro chance. Sì, e soprattutto in questo periodo, quando insomma si spera in delle riaperture e quindi di tornare alla normalità, penso che dovrebbero essere un pochino più attivi, ecco, perché insomma dimostrare di essere quel che si è, abbiamo visto che la sincerità viene sempre premiata dal pubblico.
Però il piattume no, quindi... il piattume proprio no, non ci deve stare, anche perché ce n'è già troppo durante le giornate, ovviamente soprattutto per le regioni che sono blindate ancora tutt'oggi, quindi almeno quando si guarda la TV si vuole leggerezza, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, che possa anche un attimo portarci altrove con la mente. Perciò infatti ultimamente stanno riscuotendo tanto successo, non solo, come abbiamo detto qualche puntata fa, le trasmissioni ovviamente comiche che fanno ridere, ma anche quelle che parlano di viaggi, di cucina, di qualcosa che in questo momento ovviamente non possiamo affrontare. Proprio sulle riaperture, giornata di ieri che mi ha praticamente gettato in un baratro, è stato il rinvio nuovo di tutti i concerti del 2021 al 2022, veramente per una situazione che sembra non avere fine. Sì, e devo dire che purtroppo è come se fossimo gli unici nel panorama, insomma, europeo, perché insomma gli altri paesi stanno rispondendo in modo diverso. Abbiamo visto Londra, insomma, Russia, America, c'è la volontà di ripartire, si sta facendo di tutto. Noi purtroppo, insomma, siamo un po' più indietro quando eravamo i primi a livello di vaccinazioni. Quindi, insomma, questo stop ennesimo credo che produrrà effetti sull'economia da cui sarà difficile poi uscirne. Nel caso dei concerti ci sono molti artisti, come Ultimo, ad esempio, che è lì in attesa e deve essere poi stesso lui a confortare poi i fan, perché insomma ci sono sempre le polemiche che nascono. Ho letto infatti anche del grandissimo tour di Vasco Rossi, che ha affrontato la stessa problematica e poi l'ha rinviato al nuovo anno, al prossimo anno, quando compierà 70 anni, sarà in uscita il nuovo album, quindi un triplo lavoro per lo stesso Vasco Rossi. Sì, almeno insomma coglie la palla al balzo e festeggia tutto insieme, almeno tutti i compleanni che non ha festeggiato poi in questi anni di pandemia, in questo anno e mezzo che poi saranno due anni, quindi. Sì, speriamo che insomma nel 2022 saremo usciti da questa situazione, almeno lo speriamo, ecco. Lo speriamo davvero. Ultimo argomento, ma veramente quello che ci ha sconvolto di più, perché dall'isola ci aspettavamo quello che è successo. Le vacanze le conoscevamo, Gianluca Vacchi ormai lo adoriamo tutti, ma questa cosa proprio non ce l'aspettavamo. Cari amici e care amiche, Gianni Aman è scomparso dal web. E questo è un Se problema. Qualcuno ha notizie, vi prego fateci sapere, perché siamo molto molto preoccupate. Soprattutto perché adesso come sapremo i fatti loro? E questa veramente è la notizia della giornata. Perché Diletta non utilizza i social, non pubblicizza il suo amore. L'unico che lo faceva era Gian, e adesso noi non sapremo se verrà comprato un altro anello, quando si sposeranno, se dormono insieme, se pranzano insieme. A fini che si sono sposati in queste ore non lo sappiamo. Non sappiamo. Possiamo vivere così secondo te? No. L'attesa non aumenta il desiderio in questo Gian caso. Gian sei stato molto cattivo, qualsiasi cosa sia successo, ovviamente, perché ancora non lo sappiamo. No, ma lo scopriremo. Facciamo delle ipotesi. Ti troveremo, Gian. Ti troveremo, comunque tu sei questa è una minaccia proprio. Facciamo delle ipotesi. Facciamo delle ipotesi. Prima ipotesi, più plausibile, attacco hacker. Attacco hacker. Quindi qualcuno ha rubato il suo profilo Instagram, come molti hanno detto, perdendo tutte le bellissime foto che aveva al suo interno, tutti gli scatti con Diletta, i cavalli, gli anelli, le uova di Pasqua e chi più ne ha più ne metta. E quindi il profilo è scomparso, perché ovviamente l'ha dovuto cancellare in attesa di un nuovo profilo. Guarda, può succedere, perché a tal proposito ti menziono l'episodio che ha coinvolto Nicola di Uomini e Donne, che ha Povero detto Nicola. Che le foto che uscivano sul suo profilo in realtà non le metteva lui, ma le metteva l'hacker. Quindi, però carino, un social media manager hacker. Sì, ma poi che andava a favore del... Esatto, erano anche carine le foto, cioè manca di che mette foto compromettenti. Quindi può succedere. Può succedere. Può succedere, perché insomma, soprattutto gli episodi di phishing sono qualcosa di abbastanza comune in questo periodo. Sì, sì, sì. Accadono anche a noi, ci bloccano il profilo per 48 ore e non sappiamo che se riusciremo insomma a ritornare sui social oppure no. Quindi credo che questa possa essere un'ipotesi plausibile.
plausibile. Ok, prima ipotesi plausibile, passiamo alla seconda. Gian si è scocciato semplicemente di Instagram e quindi ha deciso di cancellarsi, magari proprio per non dare adito a polemiche, per non svelare qualcosa di particolare, quindi ha deciso di un attimo isolarsi da tutto ciò che riguarda i social media e di cancellarsi quindi autonomamente. Su questa ho dei dubbietti, perché insomma i social alla fine, in base a come li utilizzi, poi creano o non creano interesse, quindi bastava semplicemente non postare, non pubblicizzare l'amore, quindi da questo punto di vista insomma non credo che sia stata una scelta sua. E da qui ti do da qui esattamente perché è proprio l'ipotesi C. Ipotesi C: qualcuno o qualcuna magari gli ha suggerito: caro Gian, non andiamo bene con queste fotine postate, con questi commenti ricevuti, e quindi è meglio che ti cancelli dal signor Instagram. E sul qualcuna io non voglio pensare, però cioè, no, se è così voglio... veramente... Magari c'è stata una lite perché Diletta dice: io appaio in un modo, le tue foto mi fanno apparire in un altro. Quindi, allora... Mettiamoci d'accordo e pubblico solo io, pubblico giustamente, solo dopo io, un'accurata revisione. Anche perché, insomma, ci ha messo tanto tempo per arrivare ad avere questa forma fisica. E poi arriva Gian, bello bello, e fa vedere com'è realmente. Non va bene questa cosa. Però guarda, lo sai che è vera questa cosa? Che effettivamente nelle foto di Gian o c'è un po' di ombra, o sono particolarmente bardati, o sono di profilo. C'è sempre un po' questo fatto vedo, non vedo, nascondo. Quindi il capello un po' sconvolto. Abbiamo visto, insomma, anche quando prende il caffè è perfetta. Quindi, insomma, magari uno scatto di troppo fa vedere il doppio mento, uno zigomo meno pronunciato, un'occhiaia, e noi poveri mortali, capello non fatto, ci compriamo le cremine antirughe e cerchiamo, speriamo in un futuro senza rughe, lei invece no, quindi non può avere rughe. Credo che questo insomma possa essere qualcosa di plausibile, anche se ti dico la verità, insomma, per come stava andando avanti questa storia, per non scocciare il pubblico, questa sia stata una mossa molto furba e molto intelligente, perché i fari sono di nuovo puntati su di loro. Esattamente, quindi allora ci mettiamo anche l'ipotesi di, ne approfittiamo, mossa pubblicitaria semplicemente per far parlare di sé. Quindi non è successo niente di clamoroso nella vita di entrambi, però effettivamente ormai sono usciti allo scoperto, questo amore va avanti. Come metterci un po' di pepe? Anche perché, guarda, questa è una tattica che io lo dico, mi dispiace per i miei ex, però di solito, insomma, questo è quello che faccio io quando una storia finisce, per evitare, insomma, di creare poi altri problemi, sparisco per un po'. No, io solitamente li blocco. Salutiamo anche i miei bloccati, mi spiace. Io invece sparisco proprio, quindi il fatto di non sapere, e credo che sia una cosa che poi turba anche me, non sapere quello che accade nella vita dell'altra persona ti crea ancora più interesse, la testa inizia a viaggiare. È vero, è vero. E di conseguenza, insomma, sai, hai la necessità di sapere. E da qui, insomma, la scelta di marketing, perché ovviamente entrambi verranno chiamati per delle interviste e daranno l'esclusiva al miglior offerente. Quante ne sai, Elvira? Magari ce le ritroveremo qui. Sì, speriamo solo Gian, ovviamente, perché Diletta non ci interessa, diciamo, non ha priorità, ovviamente. Per la nostra parte giornalistica, vogliamo conoscere il punto di vista di Gian, ovviamente. Dopo questo noi siamo in chiusura, vi salutiamo, grazie mille per essere stati con noi. Fateci sapere qual è la vostra ipotesi preferita, se la A, la B, la C o la D. Quindi, se avete vi raccomando, una E, ce la dite, perché l'aggiungiamo. Esatto, l'aggiungiamo, vi ricordiamo, attacco hacker, sparizione, Diletta e pubblicità. E pubblicità. Quindi ce le abbiamo tutte. Grazie mille Elvira Vigliano. Grazie Alessia, ci vediamo domani. Grazie mille a voi, ci vediamo domani con una nuova puntata di Gossip Mania. Alla prossima.